Allora, diciamo che il libro nasce da un'esigenza, mi è stato chiesto di scriverlo da PM Mondadori, però nasce più che altro da un'esigenza di restituire la complessità, perché lavorando in televisione si tende ovviamente sempre a semplificare. In un libro ci si può concentrare di più sulle storie, le si possono approfondire e si può appunto restituire in questo senso la complessità di quello che è un evento forte e travolgente come la guerra. Che cosa emerge da questa vita sotterranea di Carlo? Allora, la vita sotterranea in realtà è tipica di tutte le guerre. Noi l'abbiamo visto particolarmente con la guerra in Ucraina, perché in Ucraina c'è un po' un retaggio, diciamo, dell'architettura sovietica, che è quello di, diciamo, tutte le case, quasi tutte le case in Ucraina hanno degli scantinati, hanno dei bunker, quindi è stato molto semplice per la popolazione potersi riparare. Ma in realtà il sottoterra, il rifugiarsi, se ci pensiamo, è tipico di tutte le guerre. Probabilmente anche i nostri nonni si saranno rifugiati nei sotterranei per sfuggire ai bombardamenti. Quindi ritrovi proprio una dimensione più umana, ma non soltanto, cioè ritrovi forse le persone che hanno voglia di sopravvivere, che non si arrendono a lasciare la loro città e piuttosto scelgono di vivere sottoterra, di vivere come topi. Molto spesso la popolazione da un lato è molto stanca, dall'altro però gli ucraini tendono a voler resistere, cioè gli ucraini sono un popolo che non ha voglia di cedere più nemmeno un centimetro di terra ai russi, e questo non perché lo dice il loro presidente Zelensky, ma perché proprio ti trovi degli ucraini che ti dicono: se Zelensky domani decidesse di negoziare, noi molto probabilmente scenderemo in piazza contro di lui. Una cosa dell'opinione pubblica in Italia, che nel mondo è molto confusa nella situazione di Putin, no? Tu hai una chiave per leggere quello che è successo? Allora, io penso semplicemente che all'inizio, in tutti questi mesi, fondamentalmente era una battaglia un po' di comunicazione tra Prigozhin e Putin. Poi a un certo punto, diciamo, una battaglia di comunicazione importante, perché se ci pensiamo la conquista di Bakhmut, per esempio, è una conquista che i russi devono alla Wagner, non certo ai russi. Io non ho una chiave interpretativa vera e propria su questo. Credo comunque che Prigozhin sia molto bravo in questo senso ad intercettare quello che è il malcontento anche della Russia in questo momento. Ho parlato con molte persone che temono una guerra civile in Russia, e temono una guerra civile perché ovviamente, per quanto la situazione a livello informativo sia quello che è, comunque esistono i social, esiste Telegram, c'è dibattito anche se non passa per i canali ufficiali, e io credo semplicemente che Prigozhin sia un bravo comunicatore e sia un bravo intercettatore, se si può dire, di questa realtà sotterranea che sta avvenendo. Quindi credo che in qualche modo stia cavalcando l'onda contro Putin in questo momento.